lago di Viverone unisce le province di Torino, Biella e Vercelli. Poco meno di 6 km quadrati di estensione, un perimetro di 10 km, è un piccolo gioiello di acqua che ha permesso a questo territorio piemontese di sviluppare la sua vocazione turistica grazie alla combinazione di più elementi: natura, clima mite, servizi. L'origine del lago è antica. In epoca post-glaciale la superficie dell'acqua era di circa 200 km quadrati. Un grande bacino idrico intorno al quale, nel corso del tempo, si svilupparono borghi e popolazioni dedite all'agricoltura, alle coltivazioni e alla pastorizia. Ci sono reperti archeologici che confermano la vita in villaggi di palafitte lungo le sue sponde. Oggi il lago è un punto di riferimento per i turisti amanti della natura, della tranquillità, dell'enogastronomia, ma anche degli sport. La parte del territorio del comune di Azeglio è rimasta incontaminata. Nell'area protetta si possono ammirare numerose specie di uccelli, quali il germano reale, lo svasso maggiore, che nidificano qui, poiché le acque di Viverone non gelano grazie al particolare microclima che garantisce temperature miti. La fauna lacustre è uno dei patrimoni più importanti del territorio. Per questo le amministrazioni e gli enti locali si sono recentemente impegnati a recuperare quell'equilibrio dettato dalla natura che in anni passati è stato messo a dura prova da scelte poco lungimiranti. Le acque del lago sono abitate da varie specie: persico, luccio, pesce gatto, tinca, carpa, coregone. Quest'ultimo appartiene alla famiglia dei salmonidi. Il coregone lavarello è una forma ibrida derivante dall'incrocio di varie specie. Il dorso è grigio, i fianchi argento e il ventre bianco. Per anni la pesca del coregone è stata una delle attività più redditizie. Grazie anche alle sue carni tenere e prelibate, il coregone rimane una delle specialità gastronomiche del territorio. Poi, la scarsa attenzione alla salvaguardia dell'habitat naturale e un uso troppo disinvolto delle potenzialità lacustri hanno diminuito notevolmente la presenza del coregone nel corso degli anni. Ne ha risentito tutto il territorio. Senza il coregone non c'era più la pesca industriale e la solita frequentazione del lago. Un rinnovato interesse per la natura e la necessità di salvaguardare un patrimonio così importante per il territorio hanno spinto quindi gli amministratori di Viverone a dedicare attenzione e risorse per il recupero e la valorizzazione della fauna lacustre. In particolare del coregone, che necessita di acque limpide, fresche e ben ossigenate. Il coregone lavarello vive a diversi metri di profondità, nelle zone aperte del lago. Per favorire la presenza di questa specie è in corso un progetto finalizzato appunto al ripopolamento del lago. È un impegno che richiede costanza. I risultati non sono immediati, ma al contrario si vedono dopo anni. Oggi è possibile constatare già i primi obiettivi raggiunti. L'attività si svolge in diversi mesi. Tra dicembre e gennaio i pescatori catturano il pesce, che viene immediatamente spremuto. Dalle femmine si fanno fuoriuscire le uova, dai maschi il seme. Le uova e i semi vengono immessi nei recipienti appositi, custoditi nel centro di piscicoltura di Viverone. Qui avviene la fecondazione. In un ambiente a temperatura regolata e con un costante riciclo d'acqua, le uova rimangono per circa 2 mesi, fino alla schiusa degli avannotti. Quando gli avannotti raggiungono una certa dimensione, vengono quindi immessi nel lago a ripopolare la specie. Per questa operazione si attende che la temperatura sia ottimale e che i coregoni siano sufficientemente grandi per evitare di essere vittime dei predatori. Grazie a questo progetto è ripresa la pesca sul lago di Viverone. Con le reti vengono catturati i coregoni più grandi, lasciando nelle acque gli esemplari più piccoli e giovani. Oggi Viverone ha ripreso a vivere nel modo più corretto, con un turismo più attento alla natura. È necessario però l'impegno di tutti, amministrazioni, abitanti e turisti, affinché questa porzione di Piemonte continui ad essere un punto di riferimento per chi cerca un'oasi di tranquillità e divertimento, un luogo di emozioni vere.